Ciao ragazze, bentornate. Allora, come promesso oggi volevo farvi il video inerente ai foil. Nel video spacchettamento vi avevo anticipato appunto che ho preso i foil, io l'ho già fatto una prova e devo dire che l'ho trovato in realtà molto facile. Quindi volevo farlo insieme a voi. Andremo ad applicare tutto quello, tutti quelli che io ho applicato. Quindi, come prima cosa, cosa facciamo? Prendiamo un po' di gel foil su una tip che può essere colorata oppure trasparente, io in questo caso lo metterò sul trasparente. Andiamo a fare una passata abbastanza tirata su tutta la superficie dell'unghia, se si vuole fare appunto tutta l'unghia, oppure su un determinato pezzettino. Vado in lampada, 30 secondi. Io mi sono già tagliata in realtà dei pezzettini di foil, come potete vedere, piccolini, che posiziono qui, di tutti quelli che appunto ho acquistato, in modo da essere poi già pronta per l'applicazione. Quindi una volta che ho finito di catalizzare 30 secondi in lampada, tiriamo fuori, inizierei a fare questi qui natalizi. E volevo fare il follettino, vedete che è qua in mezzo. Quindi andrò a prendere la mia tip e semplicemente ad appoggiare il follettino nel punto in cui lo voglio inserire. Io in questo caso potevo anche tagliarlo, però. Quindi andiamo ad applicarlo in questo modo. Lo pigiamo bene bene. Possiamo aiutarci anche con questo pennellino in modo da andare bene bene a farlo aderire, poi ci aiutiamo con le mani ovviamente. Semplicemente andiamo a staccare, voi noterete che si è già attaccato. Vedete quanto è facile? Poi se volete effettuare qualcos'altro, ad esempio questa stellina è molto carina, questo fiocco di neve, ci posizioniamo qua e andiamo ad applicarlo. Bello, a me piace veramente molto. Vedete, in questo modo. Io una volta che ho fatto questo lavoro, vado sotto consiglio delle ragazze che appunto ci sono anche sul sito di Passioni che l'hanno già sperimentato, a prendere pochissimo prodotto, un gel costruttore trasparente e vado a fare una passata a smalto di modo da conservare ancora di più questo foil, perché leggevo che soprattutto sulle punte tende magari un pochettino ad andarsene, quindi questo diciamo che è un rinforzo in più per mantenerlo fermo. Ok, una volta che ho sigillato bene tutto, diciamo così, faccio catalizzare il tempo del costruttore e vado avanti così per tutte le altre mie tip. Quindi sempre il solito strato di gel foil, molto molto tirato. Catalizzo in lampada per 30 secondi. Ecco, uno mi è andato a finire, figurati se non dovevamo fare il danno. Uno mi è andato a finire nel cassettino. Vediamo se riusciamo a recuperarlo con le pinzette. In questo caso andrò ad applicare questo fiorellone. Sempre riprendo la mia tip, prendo il mio disegno, lo mettiamo così, centrale. Vado a attaccare bene bene il disegno. Per quanto voglio che venga. E vado a strappare. Cioè, ragazze, è super super semplice. Allora, ogni tanto qualche pezzettino
non si incolla perfettamente. Ok, poi qui potete magari fare un bordo, io in questo caso non ce l'avevo, o potete semplicemente attaccarvi con un altro pezzettino senza magari andare a coprire la superficie del fiore che abbiamo appena fatto, in questo modo attaccare del verde. O se no, comunque, vabbè, gli angolini scoperti, io in questo caso sto facendo un lavoro molto veloce, comunque le cose che non vengono molto perfette o qualche angolino scoperto, si può sempre rifinire il tutto con un gel color, con dei brillantini. Però vedete la figata che in 2 secondi abbiamo fatto un effetto col fiore molto molto carino. Allora, lo finisco di sigillare dopo, intanto vado avanti con tutti perché volevo farveli vedere proprio tutti. Però a livello di applicazione, quando sento che appunto si fa fatica, io devo essere sincera, ragazzi, tutta questa fatica non la sto notando nell'applicarlo, quindi boh, non mi sembra, ecco. In questo caso vado un attimino a tagliare perché forse viene meglio. Vado a tagliare questo pezzettino. Poi il decoro, lo potete scegliere voi, nel senso se volete fare un pezzettino di fiorellino e poi aggiungergli i rami, cioè questa è un po' la vostra scelta. Anche qui vado a prendere la mia tip. Vado ad applicare in questo modo il mio foil, pigio bene bene e vado a tirare, vedete? Adesso stacco un pezzettino, questo qui ad esempio, sono due foglioline, mi aiuto con la pinzetta. Vado a posizionarle un po' sopra e tiro. Quindi anche qui in 2 secondi un effetto molto 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 carino. Ripeto, poi mancano magari. Sì, non si incollano perfettamente tutti i pezzettini, potete andare a riappoggiarlo perfettamente e ripigiare bene il pezzo che non vi è venuto e ristaccare nuovamente. Procediamo, adesso se non sbaglio però mi sono accorta che ne manca uno. Devo andare a controllare l'ordine perché mi sembra che avevo preso anche quelli che erano tipo i ghirigori. Adesso mentre lo facevo mi è venuta in mente questa cosa, devo andare a controllare effettivamente sull'ordine. Ok, polimerizzo in lampada. Anche in questo caso io vado a effettuare solo il pupazzetto di neve, poi questi li terremo. Finita la catalizzazione, posiziono il mio pupazzetto di neve dove preferisco, in questo caso qui. E vado a strappare. Ok, anche in questo caso io sono andata, diciamo, un po' troppo verso
l'alto della tip, e quindi il pezzettino del cappello è venuto un pochettino disconnesso anche qua. Basterà prendere un pochettino di rosso e sistemare comunque tutto. Diciamo che sono io che sto facendo un pochettino tutto molto velocemente, però ripeto, sono comunque tutte cose che, se fatte con la dovuta calma, vengono veramente molto molto bene, viene un risultato molto molto bello. Quindi io direi che questi foil per me sono approvati. Magari ecco, cercare di evitare di partire proprio proprio dalla base, dalla matrice, questo sicuramente ci può aiutare a fare un lavoro un po' più pulito. E vabbè, sicuramente sì, farlo con la dovuta calma. Comunque mi piacciono veramente tutti, sono molto molto belli. Ne prenderò altri adesso, come vi dicevo, andrò a controllare che effettivamente non l'abbia messo nel carrello quello, perché ero convinta di aver messo nel carrello anche quello con i grigori. Anche in questo caso andrò ad applicarlo così. Nelle bellissime margherite, un po' come se effettua la ceretta, diciamo, ben attaccare e strappare. Sì, come potete vedere, in questi punti un po' più ostiati, in effetti, magari manca del prodotto. Però ripeto, ragazze, tutte cose molto minime che poi si possono andare benissimo a sistemare. Ok, vedete? Anche questo su tutta la superficie dell'unghia è venuto piuttosto bene. Ok, quindi allora queste sono le prove sui foil, con i foil che ho fatto. Ve li faccio vedere tutti insieme. Diciamo che possiamo effettuare delle nail art molto velocemente, col minimo sforzo. Molto carine, molto veloci, col minimo sforzo, appunto. Quindi niente, io adesso vado a sigillare tutto con il costruttore, come vi dicevo, poi andrò a sigillare e il video è finito. Quindi se questo video vi è piaciuto lasciatemi il solito like, ci vedremo al prossimo, se avete dei consigli da darmi io sono qui, se avete delle domande vi rispondo più che volentieri, oramai lo sapete. E niente ragazze, vi ringrazio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!